La Capitaneria di Porto di Ortona, nel corso di un incontro con la stampa, ha illustrato questa mattina i risultati dell'attività condotta nell'area di competenza che si estende da Francavilla al mare a Fossa Cesia per oltre 35 km di costa. Pronto intanto il piano per il Ferragosto sicuro. La Capitaneria di Porto di Ortona e il suo personale sono pronti ad affrontare il Ferragosto. È un banco di prova. I numeri che mettiamo in campo sono veramente sostanziali e di assoluto valore e privilegio. 47 tra donne e uomini, 3 unità, ci permetteranno di controllare il mare a 360 gradi, quindi ciò che avviene a mare, ma ciò che avviene anche nel retroterra, attraverso quindi delle pattuglie terrestri, le quali sistematicamente durante i giorni di maggiore fruizione lungo tutta la costa dei Trabocchi, saranno interessate quindi da turisti, balneanti e in generale da tutti coloro che hanno piacere di andare a mare. Faremo in modo che la salvaguardia della vita umana in mare, soprattutto la tutela dell'ambiente e la fruizione stessa di quest'ultimo, siano nella migliore condizione per tutti. Nel corso dei controlli operati da gennaio a luglio, elevate sanzioni per quasi 100.000 euro, come ha spiegato il comandante della Guardia Costiera ortonese. Il dato che mi preme di sottolineare sono quasi 100.000 euro di sanzioni amministrative, cioè quindi soprattutto la tutela della filiera della pesca, la tutela dell'ambiente, sono gli obiettivi che stanno più a cuore al cittadino, stanno più a cuore allo Stato e noi ci pregiamo di raggiungerli attraverso il nostro operato.